Con noi l'onorevole Domenico Tuccillo, sindaco di Afragola. Ieri la conferenza dei servizi a Roma sulle opere TAV che si stanno facendo sul nostro territorio. Che notizie ci porta da Roma? Beh, è stata la prima conferenza dei servizi per dare via ai lavori sulla tratta a Fragola-Cancello. È un intervento che assomma circa 800 milioni di euro per la realizzazione appunto della tratta che riguarda il nostro territorio, il territorio di Acerra e poi fino a Cancello. Quindi è il primo pezzo della Napoli-Bari. La Napoli-Bari che è essenziale, una struttura, infrastruttura essenziale, non solo per tutto il Mezzogiorno, ma è una infrastruttura essenziale per dare valore alla stazione di Afragola. La stazione di Afragola senza la Napoli-Bari e senza le altre reti di collegamento su ferro sarebbe una cattedrale nel deserto. Invece, la realizzazione di queste grandi infrastrutture fa sì che a Fragola venga assicurato un ruolo di primo ordine. Oltre a questa realizzazione è inoltre stata anche predisposta, sempre da RFI, la canna di collegamento per l'aggancio anche con la Circumvesuviana. Adesso noi ci adopereremo perché anche qui ci possano essere i dovuti finanziamenti anche da parte della Regione per l'allaccio, per l'incardinamento anche della ferrovia di collegamento con la Circumvesuviana, il che significherebbe, diciamo, Era Fragola rendere un momento veramente importante di una collegamento con il situazione resto della Campania. ottimale per Afragola. Aggiungo, perché forse non tutti lo sanno, che nel collegamento con Afragola è prevista una stazione di passaggio all'altezza dei centri commerciali di Ipercop, per capirci, perché sarà su viadotto, il passaggio sarà su viadotto e ci sarà una fermata su viadotto e poi ci sarà l'ingresso nella grande stazione di Afragola. E poi, uscendo dalla stazione di Afragola, in località San Marco ci sarà un'altra stazione di dimensioni più ridotte, che fu a suo tempo, diciamo, individuata anche come compensazione nei confronti del comune di Casalnuovo, e quindi avremo sul territorio di Afragola ben tre stazioni, una fermata all'Ipercop e due stazioni, una di carattere di livello internazionale e una di livello più locale. Tra l'altro, quello vicino ai centri commerciali potrebbe risolvere definitivamente il problema degli ingorghi di traffico in quell'area, no? Sicuramente Avendo una sarà stazione. un mezzo di trasporto anche per l'attività relativa alle attività commerciali della zona. Allora, per quel che riguarda invece poi le opere di compensazione San Marco, noi abbiamo due altre realizzazioni alla nostra attenzione. Una è il collettore Badagnano su Via Arena, che è un'opera fondamentale per il sistema fognario di Afragola, perché c'è una strozzatura sotto il ponte quando fu realizzata l'autostrada 50 anni fa, anche di più, che non si è mai risolta. Questa situazione noi la andiamo a risolvere perché l'amministrazione ha fatto un'azione di intercessione tra RFI e i privati, è stato firmato l'accordo perché c'era un contenzioso, si liberano le aree, c'è il progetto definitivo approvato, possiamo partire con le gare. È un intervento fondamentale per la messa in ordine e per la funzionalità di tutto il sistema fognario. In quella zona ogni volta che piove c'è un allagamento di tutta l'area. Quindi andiamo a risolvere questo problema fondamentale. L'altra grande questione è Galleria Santa Chiara, che nelle nostre intenzioni dovrà essere il fiore all'occhiello di Afragola, perché lì Cerchiamo di far vogliamo. capire ai nostri web spettatori Galleria Santa Chiara che cosa significa. L'area soprastante la galleria nella quale passa il treno dell'alta velocità, quindi nella zona di Pablo Neruda, per Sì. intenderci. Tutta quell'area sarà oggetto di una progettazione per la quale noi intendiamo fare un progetto, una gara internazionale di progettazione di architettura, perché vogliamo che venga a costituire proprio, diciamo, la struttura essenziale di servizi alla città in termini di intrattenimento, in termini di momenti anche sportivi, in
termini di momenti associativi, quindi tutta la sezione che attraversa quell'area fino ad arrivare alla stazione sarà un grande boulevard su cui si andranno ad installare tutti questi servizi che servono appunto la vita della comunità. E per fare quest'opera, che per noi dovrà rappresentare il momento clou dell'amministrazione sul piano urbanistico e architettonico, noi abbiamo pensato di passare attraverso una progettazione internazionale di un progetto appunto di architettura che possa qualificare particolarmente quell'area e quindi poi tutti i quartieri limitrofi e direi fare di Afragola anche un polo di eccellenza all'interno dell'area nord di Napoli. Siamo partiti con questo primo aggiornamento su questioni che riguardano Afragola, ma riguardano anche, diciamo, il governo nazionale, no? su questi interventi sul Mezzogiorno. Vorrei una sua battuta come invece presidente dell'ANCI. Lei viene da qualche giorno fa da un convegno, da un incontro a Torino, da presidente dell'ANCI, no? un primo incontro ufficiale rivestendo questa carica. Beh, è stato sicuramente un momento molto significativo, molto bello. Qual è il messaggio che ha portato da presidente? Il messaggio che ha portato da presidente, per quel che mi riguarda, è stato quello relativo alla realizzazione della città metropolitana. Io penso che questa delle città metropolitane non possa essere, diciamo, soltanto un qualcosa che resta sul piano normativo, ma deve essere qualche cosa che deve essere tradotta in attualità, e per tradurla in attualità noi abbiamo definito uno statuto qui a Napoli in particolare. Io ho presieduto la commissione che ha avuto il compito di redigere lo statuto, e nello statuto abbiamo previsto l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana. Io ho chiesto a Fassino di adoperarsi in questa direzione perché al più presto si possa avere l'elezione diretta dei sindaci delle città metropolitane di Napoli, di Roma e di Milano, perché soltanto in questo modo si può far sì che la città metropolitana decolli realmente e abbia, diciamo, un ruolo di primo piano all'interno della filiera istituzionale del nostro paese.